In una conferenza stampa, la lista civica Lapigna Città Forese Lidi ha presentato nuove rivelazioni per quanto riguarda la vicenda di Ortazzo Ortazzino. Sono numerosi i punti interrogativi che emergono dall'esame della documentazione, dice Veronica Verlichi, capogruppo della Pigna, nel Consiglio Comunale di Ravenna. Grazie alla documentazione in nostro possesso, abbiamo dato vita anche ad un'interrogazione contenente ben 30 domande specifiche, spiega le nuove rivelazioni e le proposte presentate sulla vicenda di Ortazzo Ortazzino. Una nuova conferenza stampa per indicare due soluzioni che a nostro avviso sono percorribili, fattibili, ma che devono essere valutate da parte dell'ente parco e quindi di regione, comune e provincia al più presto, ovvero quello del diritto dell'esercizio del diritto di prelazione entro l'11 dicembre 2023, in alternativa esercitare l'esproprio dell'area C e poi andare a trattare ovviamente con l'attuale proprietario per quanto riguarda l'acquisto delle aree A e B. Ma soprattutto nella conferenza di stampa di oggi abbiamo rivelato un aspetto che non era ancora stato ammesso da parte delle istituzioni, anzi ci dicono addirittura negato, ovvero la presenza di un immobile nell'area C, un immobile che è indicato nei vari preliminari di acquisto, quello precedente del 2023 e quello attuale del 2023, ma anche in una perizia datata 2018 richiesta proprio dal Comune di Ravenna all'Agenzia Territoriale. In cui appunto viene indicato questo immobile, indicandone la destinazione, indicandone la metratura, parliamo di 1850 metri quadri, e indicando soprattutto la possibilità di riqualificare l'immobile, di destinarlo anche ad uso turistico, quindi ricettività, e di costruire anche opere collaterali a servizio di questo immobile appunto nella medesima area. Per cui questo secondo noi è un passaggio fondamentale che spiega tanti dei punti interrogativi che già nelle settimane scorse erano emersi. Per quanto riguarda le vostre azioni future, tanto dovete discutere ancora. Sì, avremo l'11 dicembre la commissione consigliare in cui verrà discussa la nostra mozione, in cui chiediamo appunto al Comune di farsi parte attiva affinché l'ente parco possa esercitare il diritto di prelazione e acquisire l'area. Purtroppo però arriverà l'11 dicembre, che è il giorno ultimo per esercitare questo diritto, quindi di fatto sarà tecnicamente nulla. Speriamo che però nel frattempo serva veramente da stimolo, perché qui è stato combinato un pasticcio in diverse fasi, nella primissima nel 2020, quando c'era stato lo stanziamento da parte del Comune della cifra per acquisire le aree, e poi successivamente a ottobre 2022, quando è stata ignorata la richiesta di aiuto finanziario dell'ente parco. Vediamo come andrà a finire, ma sicuramente la storia credo sarà molto lunga.